È mattina, appena albeggiato. Mi sveglio sempre abbastanza presto nei giorni in cui vado in esplorazione. Quest'oggi mi recherò al Palazzo degli Specchi, una struttura cinquecentesca. Vi sono svariati sotterranei, precisamente quattro aree. Gli onorei Vespasiani li utilizzavano come magazzini, conservando moltissimi generi alimentari che venivano distribuiti nella città. Inoltre, negli altri piani, vi sono stanze pavimentate con antichissimi mosaici, tubature realizzate in cotto e antichissime lavanderie. Inoltre una casa con un cortile. La presenza delle anfore testimonia che quest'area fu frequentata anche nell'epoca medievale. Tuttavia, non sono soltanto le anfore a parlare, ma anche il ritrovamento di alcune conchiglie e quelli che sono i resti di animali. Questo fa pensare all'epoca dei vaccinari. Ancora una volta sono diretto verso l'isola Tiberina, dove in questa zona girai la storia dei sacconi rossi. Oggi invece la mia destinazione si trova a ridosso del fiume Tevere, esattamente in quest'area. Eccomi arrivato sul posto. Ad aspettarmi c'è Valentina, una guida molto simpatica e molto preparata. Durante l'esplorazione lasciava percepire tutta la sua grande passione verso il suo lavoro. Iniziamo a scendere nelle viscere di questi sotterranei a vari livelli. All'inizio la sensazione che ho provato è stata come se fossi all'interno di un labirinto. Si passava da un ambiente all'altro attraverso scale, passaggi stretti, volte, ed ogni ambiente mi lasciava stupito per qualcosa di particolare. Di anfore sono state trovate anche a Vicolo Scabralus, perché comunque sapete che Ah, le sì. anfore venivano portate, la maggior parte venivano sulle navi, e quindi diciamo che lì c'è un esemplare abbastanza, quelle lunghe erano per i liquidi perché venivano Ah, Vicolo queste Scabralus, sì, due. c'erano Sì, Vicolo quelle Scabralus alte c'erano quelle un alte, metro e un metro, qualcosa, quindi vedi già il sì. livello qua con la scala, vedi che era tutto rivestito. Quindi sicuramente era tutto rivestito in marmo, non era così in pietra. E quindi quelle sono state messe e che sono state trovate, quindi probabilmente la zona era, vedi, anche lì andava un arco. E la parte della muratura anche lì è stata lasciata, le varie, diciamo, i vari, come se fosse stata a gradoni, a livelli, ecco, perché la colonna, e poi in particolare Bella perché è una sta colonna colonna, fatta sì. in muratura, cioè diciamo che difficilmente era con tanto di pilastro. Quest'area è davvero qualcosa di spettacolare. Guardate gli archi, le colonne. Il pavimento è davvero fantastico. Guardate com'è realizzato. Di certo, col tempo avranno avuto poco da invidiare alle moderne realizzazioni. Semmai siamo noi che, con tutta la tecnologia che abbiamo, ci sogniamo di realizzare cose che stanno in piedi per un'infinità di secoli. Basti pensare agli acquedotti romani. All'epoca non c'era il cemento armato, eppure sono ancora tutti lì in piedi, avendo avuto la meglio sia sul tempo che sulle calamità naturali come i terremoti. Questa che sto percorrendo è una delle scalinate che conducono ai vari livelli delle aree sotterranee. Erano rivestite di marmo, già il livello quando scende è comunque sicuramente era appunto più basso. Siamo quasi a 8 metri sotto il livello della strada.
vedete com'era il palazzo di Tor di Specchi? Era così, quindi praticamente noi stiamo visitando tutta la parte sotterranea dove c'erano Sottopore. questi praticamente orti vespasiani, non erano orti veri e propri, ma erano tutti ambienti di magazzini, quindi tutti ambienti comunicanti tipo scatola cinese, Ah sì, uno per infatti. l'altro, perché se ci fate caso si entra in uno rispetto all'altro, man mano si va più stretti o più lunghi a seconda di com'era, si sfruttava molto diciamo, il terreno. Vedete anche qui, anche questo qui, altro ambiente che sicuramente teneva qualcosa, con un disegno geometrico, con un pavimento geometrico, e proseguiva. Vedete lì adesso c'è Ah, il bello questo portatore della. pavimento. Questo è tutto Eh sì, è tipo in molto mosaico. tipo matita, no, è mosaico bianco a figure nere geometriche rispetto a quell'altro che sono tondi. Vedi, ma qui torna, ecco, il discorso di una volta, eccola qua, che c'è un'altra volta. Vabbè, questa poi è stata rifatta, ma comunque l'idea di una volta a boa a crociera, eccola qua, altri ambienti che andavano lì e qui proseguivano. Probabilmente queste sono tracce di che si venivano messe le lampade qui, perché venivano attaccate, sono di ferro. Ah, E probabilmente sì, non ho proprio certezza. proprio le Le torce torce, quelle perché per con. entrare immaginate che non c'era la luce, l'illuminazione come adesso, no? Quest'oggi, dopo l'avventura al Vicus Caprarius, sono venuto qui per immortalare un altro pezzetto di quella che è la vera Roma, quella capitale che conoscono soltanto un numero ristretto di persone, tutto agli antipodi di una Roma moderna, piena di imperfezioni, piena di automobili. No, qui, cari signori, si fa riemergere la Roma come fu fatta e come realmente è. Ma di certo queste sono soltanto alcune aree che spero di vederne il più possibile, grazie come sempre allo staff dei I Sotterranei di Roma.